Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Nobody Saves the World, un gioco che trovate sia su Steam che sull'Xbox Game Pass. E su Steam costa 20,99€, mentre su Game Pass uguale, ma se avete il Game Pass lo giocate gratuitamente. Io non sono sponsorizzato da nessuna parte, ho il Game Pass fino a maggio e quindi potrò portarvi qualche titolo che non possiedo su Steam. Andremo ad analizzare, io l'ho già provato un po', lo ricominceremo da capo, vi dirò un pochino le mie impressioni e se può valere quello che costa. Iniziamo subito una partita, voglio eliminare la mia partita, voglio ricominciare da capo. Il gioco è molto molto interessante perché è un hack and slash, un po' gioco di ruolo, un po' basato diciamo su un hack and slash molto ironico, sarcastico, insomma, su quello che succede nel mondo. Ho qualche problema di acquisizione del video che purtroppo non riesco a sistemare. In pratica dovrebbe essere tagliata una piccola porzione ai lati dello schermo, ma non di tanto. Questo mino mi ricorda tantissimo quello di Binding of Isaac. Ci svegliamo una piccola capanna, non ricordi come mai ti trovi qui. Allora, ci si muove con... sto giocando col pad, anche se sarei tentato con la tastiera del mouse, ma gli sviluppatori dicono giocatelo col pad che è meglio. Sei qui in visita? Dove sono i tuoi pantaloni? Ah, soffre di amnesia. Non spiega come mai non indossi i pantaloni, ma anch'io dimentico spesso le cose. Sicuramente una pozione di Nostramagus ti aiuterà, è il mago più potente mai esistito. Allora, dov'è che vive? Ah, giusto dietro di me, nella villa col suo nome, leggerissimamente indicata da quel cartello lì. La casa del leggendario Nostramagus. Il gioco è completamente in italiano, ma è successa una cosa. Randy il radioso ci dice che Nostramagus è sparito. Chi è stato? Maestro, ti vendicherò. E tu chi diavolo sei? Una nuova matricola? Perché non indossi i pantaloni? Mostra un po' di rispetto. Nostramagus, il mago più potente di sempre, è stato rapito. Deve aver lasciato un indizio per rendere radioso il suo intrepido pupillo. Praticamente sono già un gran mago. Nostramagus ha rimandato il mio diploma per la quinta volta, ma in realtà sa che sono pronto. Devo pensare. Fa schioccare le dita. Tu fammi un caffè. Doppio lungo macchiato con metà latte scremato e metà latte di capra montana. 2% di schiuma e caramello. In fretta. Vai, andiamo a farglielo. La cosa interessante di questo gioco è che potremmo cambiare forma. Ebbene sì, avremo la trasmutazione, insomma, potremmo trasformarci in svariate persone o animali. È molto interessante perché con questa scelta potremmo risolvere degli enigmi ambientali. Ma a breve li andremo a vedere. Sono nei guai, prendi la bacchetta, cercami. Te l'ho chiesto secoli fa, perdi tempo. Un momento, che ci fai laggiù? È una scena del crimine. Non hai toccato niente, vero? Mai poi mai, è un idiota. Non gli dico della bacchetta. Non sei una matricola. Fai ufficialmente parte dei sospetti. Randy, i mostri hanno invaso il castello. È ricoperto da uno strano fungo. A te ci penso dopo. Puoi spostarti un po' a destra? Perfetto. So già dove andiamo a finire. Noi e la nostra bacchetta nel seminterrato di Nostramagus. Ora andremo a provare questo inizio di avventura e vi spiegherò quelle che sono le meccaniche di funzionamento, perché avrete letto, se vi siete informati su questo gioco, Nobody Saves the World, che è basato sul grinding, cioè ce n'è diverso di grinding. Infatti, come potete notare sulla parte sinistra, premendo il tasto, vabbè, adesso col pad LB, avete delle missioni: esaminare l'ambiente circostante in 4 punti, distruggere 10 cose e camminare, fare 80 passi nella cella. Intanto esaminiamo il gabinetto rotto, il cristallo dei progressi, distruggiamo cose, esaminiamo anche la porta e qui ci servono 8 stelle, una meccanica simile a quella già vista in altri giochi. Esaminiamo anche il letto. Ora abbiamo... è molto carino che ha detto spero che sia bagnato del liquido che cola dal soffitto. Ora possiamo accedere col tasto back, in questo caso sempre parlando di pad, e vi parlerò per tutto il tempo del pad, poi per la tastiera c'è l'equivalente, le missioni attuali che variano in base al livello dove ci troviamo e al personaggio in cui ci siamo trasformati. Ogni volta che andiamo a riscattare una
missione, prendiamo dei punti esperienza e dei punti per cambiare forma, in questo caso e delle stelline ovviamente. In questo caso dobbiamo raggiungere le 8 stelline per poter sbloccare la porta. Quindi in questo caso noi adesso abbiamo sbloccato la forma di topo. Guardate che bello il disegno, bellissimo. Abbiamo sbloccato questo aspetto da topo che mi piace tantissimo. E anche tra l'altro simpatico. Il topo ha un morso. E a breve andremo a sbloccare anche dell'altro per quanto riguarda il topo. E in base a quello in cui ci trasformiamo abbiamo delle missioni. In questo caso punti aspetto, no. Allora, vedete che adesso non abbiamo missioni, ma se accediamo al menu e ci trasformiamo in topo, compariranno delle missioni. Mordi cattivi con A, infliggendo danni d'oscurità. Quindi, essendoci trasformati in topo, possiamo entrare in questo cunicolo e arrivare qui, dove c'è il museo di Nostra Magus, che sarà la nostra prima missione che affronteremo, composta da tante sottomissioni e quello che vi mostrerò in questo video. Allora, il gioco non ci invoglia a tornare alle nostre sembianze umane semplicemente perché non abbiamo più armi. Bellissimo il simbolo qua dei denti che moda. Allora, intanto si va a mordere un po' di gente, cercando di non morire. Ogni tanto loro dropperanno degli oggetti, tipo panini, carni, cose, verdure, che ci ripristineranno la vita. In alto a sinistra vedete la vita, il mana al momento non lo usiamo. Intanto non lo usiamo perché a breve poi, a breve, tra un attimo, quando potremo usare il mana con altri personaggi, lo useremo. Un topo col mana onestamente non si è mai visto. Vedete, adesso abbiamo sbloccato la cioccolata, abbiamo recuperato un po' di vita. Intanto abbiamo completato una missione che era quella di mordere, quindi riscattiamo un'altra stellina e saliamo come punti aspetto e miglioriamo la nostra situazione di topo, e in questo caso sblocchiamo il consumo. Il consumo viene convertito in salute. Praticamente noi ora, e questo ci sblocca notevoli altre missioni, infatti vedete che ne abbiamo 4, dobbiamo con gli attacchi specifici rigenerare il mana e soprattutto avvelenare i cattivi con il morso. Quindi quando noi mordiamo un nemico, questo ha una barra sopra la testa, quando diventa viola usiamo l'altro attacco e lo avveleniamo del tutto, e quindi completiamo anche parte della missione. Vedete, adesso sono avvelenati e gli facciamo danno in modo da andare a completare quella quest. Io adesso faccio danno a tutti, quando uno poi diventa avvelenato, in questo caso questo, o il via. Dobbiamo ovviamente farlo prima di ucciderli. Tanto lootiamo un po', non abbiamo ancora completato missioni, quindi bisogna continuare ad esplorare. Diventerà sempre più difficile. Adesso cerchiamo di fare danno a più gente possibile insieme, in modo da poter usare l'avvelenamento. Quanti? Se moriamo ripartiamo da zona qua vicino, quindi non è un gran problema quello. Avvelenato un altro, avvelenato questo, via. Intanto stanno salendo gli obiettivi. Ok, abbiamo completato la missione, vado a riscattarla subito in modo da prendermi subito un po' di esperienza. A breve saliremo di livello, vedete che sotto abbiamo consumato i cattivi, ancora 4 cattivi e poi avremo completato la nostra cosa. Intanto io looto tutto quello che posso, è il paradiso del looter questo gioco, e soprattutto il paradiso del grinding, perché dovete fermarvi, uccidere nemici, portarvi avanti e insomma aumentare le trasformazioni. Sì, questo lo so già. Ok, dai. Anche tenendo premuto. E là, ho fatto una strage. Sì, in effetti non tengo mai premuto, ma... prima trappola. Opa, ho fatto male. Ok, adesso... Voilà. Devo prendere il panino qui, la carne. Ok. Questi sono fastidiosi perché attaccano a distanza. Vediamo se riusciamo a avvelenarlo. Ok. Panino.
Ok, consumo cattivi, abbiamo completato un'altra missione, abbiamo già 5 stelline, molto bene. Ma non è finita. Ne abbiamo tanti che ci attaccano alla distanza, questi qui fanno malissimo perché fanno questo attacco qua. Sì, col pad non è male perché c'è un bel feedback del danno che subiamo e così, però... Ok, un altro completato. Sei stelline, dai. Stiamo andando verso... Abbiamo sbloccato un'altra trasformazione, anzi in realtà due. E la guardia. Interessante. Con la spadata. Mentre dall'altra parte abbiamo... Abbiamo la spavalderia e dall'altra abbiamo anche la ranger. La range è interessante perché questa attacca a distanza. E ovviamente, in base a quello che andremo a selezionare, che sia una o l'altra, ci sbloccherà missioni diverse. Quindi sarà una sorta anche di tutorial. Quindi iniziamo con una dei due, iniziamo a fare missioni e poi prendiamoci. Intanto siamo livellati, quindi abbiamo preso più salute, insomma, sono aumentate le nostre statistiche. Tenendo premuto questo tasto, no, questo qui, no, questo. Possiamo scegliere la forma in cui trasformarci, ma in questo caso non lo possiamo ancora fare perché dobbiamo selezionarlo per la prima volta. E poi selezioniamo anche l'altro, così almeno ce li sblocca tutti e due per il menu veloce. Infatti vedete che adesso li abbiamo tutti. Questo attacca così, è un attacco un pochino più energico. E al momento ha solo un attacco, quindi è l'attacco quello fisico senza... super mossa, insomma. E qua abbiamo le missioni, colpire i cattivi con questo, quindi facciamo questo. Ok. E ora abbiamo l'incontro col boss, credo. No, poco più avanti, credo. Adesso. In cima alle scale. Dovrebbe esserci il primo boss. Tanto rompiamo, ora veniamo nella spazzatura. Monetine, eccolo qua il boss. Quando ci sono così tanti cibi da prendere, no buono. Ricorda molto anche Zelda, questa cosa che... Ok, abbiamo completato. Non so se possiamo fare una conversione. Ok. Tenendo premuto invece abbiamo l'attacco più potente, che anche qui è una missione, perché vedete che abbiamo colpire nemici con frecce caricate. Ma ovviamente non è facile, perché sono tanti. Però il bello di questa classe è che siamo così morti. Che possiamo attaccarli a distanza e gli facciamo danno a tutti. La cosa brutta di questa classe è che dovete essere nella direzione giusta per poter attaccare. Quindi se vi girate dalla direzione sbagliata, guardate come sono belli tutti incolonnati. Vedete, adesso ho girato verso il muro e mi è andata a far lì il colpo. Così dobbiamo fare una strage. Questi prendono la rincorsa, quindi bisogna fare attenzione qua, ho girato al contrario. Ok, ce la sto relativamente facendo. Carico bene. Adesso ho girato al contrario. Anche qui. Adesso li colpiamo e sono morto. Quindi morendo riparto da qui e mi devo rifare tutto. Da capo, però in compenso ho sbloccato una missione, due anzi, una del cavaliere che mi prendo e quella invece poi di quest'altra. Adesso io posso cambiare personaggio anche da qui, da questo menu. Voglio prendermi questo, potete diventare una cavalla o un mago, di là invece una lumaca o un culturista. Cioè due cose totalmente opposte, comunque mi chiedo la cavalla cosa serve, ma... Ok.
è un po', fa poco danno, anche se poi più usate una trasformazione più questa vi sblocca abilità nuove, perché potete equipaggiarne, adesso vi faccio vedere, potete equipaggiarne 3, quindi una per ogni tasto del pad più una passiva. Qua abbiamo il livellamento, lo vedremo tra poco, e quindi possiamo, acquisendo 3 punti, andare a metterlo a un'abilità. Sono tutte in comune, ci sono diverse pagine dove potete andare poi a vederle tutte le loro relative evoluzioni. Adesso questi vanno attaccati una volta che loro hanno già fatto la loro rincorsa. In realtà io sono quasi morto, molto male, devo tenermi alla larga da loro. Aia. Questo, a differenza di altri, non si muove. Sono quasi morto, tra l'altro. Questo è quasi morto, però. Ok, dato. E abbiamo il forziere. Ok. Missione compiuta, supera la segreta del museo di... Ok, ho trovato gettoni di miglioramento. Adesso possiamo andare a migliorare, ma credo che si possa migliorare soltanto questo al momento, che è il frugatore di rifiuti. Diventa... 2, quindi ci fa recuperare del mana mentre frughiamo nei rifiuti, cosa che il mana non ci serve al momento, però va bene. Ci si riapre la porta, possiamo uscire e possiamo andare all'inizio dell'avventura, dove dobbiamo tornare indietro, quindi dovremo tecnicamente tornare in forma di topo. Aia. Quindi teoricamente bisogna tornare qui e poi andarcene, perché abbiamo anche le 8 stelline e possiamo uscire dalle segrete e dalla cella dove ci avevano rinchiuso. Comunque volevo dire, si può usare il teletrasporto, è vero, quindi qua si può tornare qua, potevo usare questo in effetti, pirla io. Comunque, caricamento in corso, si torna qui e poi ovviamente torniamo con la nostra capacità magica, torniamo topi e riprendiamo il percorso. Una volta arrivati qui non ha più senso prendere il nostro aspetto normale, spendiamo le stelline e andiamo. Il gioco vale 21 euro, io vi dico, se siete appassionati di giochi dove si grinda, si luta da paura, io vi direi di sì, anche perché il gioco indie ormai si tende, indie o videogioco in generale, si tende a giudicarlo bello, li vale solo quando sono dei survival, solo quando ci sono mille cose da fare, o piuttosto il gioco ha una libertà incredibile, un open world balle, nel senso che... Questo è un gioco fatto bene, disegnato bene a mano, ha tanta ironia, fa punta comunque a divertire in una storia che non si prende troppo sul serio, anzi non si prende per niente sul serio, perché comunque è basata tutta sul divertimento, sullo storpiare i nomi, sul creare queste cose divertenti così. Quindi vi dico, li vale sì se siete appassionati, assolutamente. In offerta, anche solo a, non dico la metà, ma... 15 euro sì, 20 euro se siete appassionati, non voglio... Questa zona di lockdown, anche qui, tra l'altro, bisogna cambiare aspetto e quindi diventare, ho sbagliato tasto, diventare una ranger. Dato che loro stanno aspettando una ranger, noi diventiamo una ranger. Sei tu la ranger? Puoi riferire un messaggio importante a Randy? Quel pazzo che non molto tempo fa se ne è andato di corsa per indagare sul castello Nord. Il messaggio è questo. Abbiamo finito il latte di capra montana per il tuo caffè. Possiamo usare quello di capra normale? Gran sergente delle guardie. Sì, sì, ve lo dico. Adesso io posso ritrasformarmi normale e loro mi diranno: ehi, puoi tornare più tardi a darci fastidio, ora siamo in pausa. Quando arriviamo su queste zone qui, il gioco salva. Adesso inizia la boscale del re. Tieni premuto RT per bloccare... ok, finalmente ho capito. Si può bloccare così la direzione in cui si sta mirando. Comunque, a breve dovremo livellare anche questo personaggio qui. Però lui non si muove mentre colpisce, giustamente, a differenza di quello che fa l'altro, di fare il topo ad esempio. Quindi adesso si esplora un po' e siamo già nel nuovo mondo. Questa invece è una fatina che mi ricorda tantissimo quella di Link's Awakening. Poi ditemi se ve la ricordate anche voi. Oh, bella roba per te. Guarda, il tuo mana è appena aumentato un po'. In giro per il mondo troverai altre fate come me. Prova a trovarci tutte. Diciamo che, vabbè, Zelda lo ricorda per alcune cose, perché potete entrare nelle case e distruggere le giarie delle gente, delle persone, i vasi, e questo ricorda Zelda. Ma il fatto di affrontare così i nemici uno dietro l'altro
per completare queste quest, per far salire di livello, lo avvicina secondo me di più a un gioco come Diablo. Poi graficamente è bellissimo, che è gradevole. Poi, vabbè, ripeto, no, io non faccio pubblicità a Microsoft per il Game Pass, però secondo me se il Game Pass vi costa 60 euro l'anno, calcolando che potete giocare a tantissimi indie come questo, quindi indie molto belli, anche Windjammer 2, insomma, senza contare tutta la saga di Halo, Age of Empires 4. Potete giocare a Scarlet Nexus, che sono tutti giochi che comunque Scarlet Nexus può durarvi anche 100 ore. Questo magari ve lo voltate via in 7-8 ore se correte, comunque anche meno. Age of Empires va in base al vostro gusto e alla campagna, insomma, tutta la saga di Halo oltre 100 ore. Già con 60 euro vi comprate un gioco che magari vi dà 30-40 ore, quindi il Game Pass io lo consiglio. Premetto, vi dico questo dopo che comunque Microsoft non mi ha, c'è cioè un bando in cui si poteva chiedere una sponsorizzazione per avere dei mesi e mi hanno rifiutato, quindi io lo dico proprio di cuore, di parere mio, insomma. Brutta storia, se la comunità diventa abbastanza forte, infetterà ogni cosa, sarà la fine. Questo è in compagnia della mummia. Santo cielo, quando sei arrivato? Sono Octavio, la strega, questa è la mummia. Stiamo facendo delle ricerche sul campo. E tu? Ah, il mio flussometro rileva delle tracce della calamità su di te. Sei un combattente? Altrimenti che cosa sei? Un momento, non dirmi che sei con quel perdente. Posso dirgli mille volte no, o no, mille volte no. E ride. Belli disegni, mi piacciono. Ok, bene, quello lì è peggio, il peggio. Secondo i miei dati, i mostri proteggono i frammenti di gemma. Nell'antichità la gemma è stata usata per bandire la calamità. Se la calamità è tornata, Nostra Mago e gli altri maghi del mondo avranno bisogno di questi frammenti. Forse puoi aiutarli. C'è sicuramente un frammento dentro al castello. E ci dà la direzione dove andare per sbloccare il castello. Ma ovviamente per entrare lì, 15 stelline. Quindi cosa succede? Si grinda, si fanno mostri, si esplorano. Adesso ovviamente abbiamo risolto queste quest. Quindi esci dalla città. Queste sono quest del nostro personaggio, lo sfigato iniziale. Stelline ancora. La guardia adesso apprende un'altra mossa, che è quella per poter colpire, pestare il piede a terra e fare, spendendo mana, respingere i nemici. Intanto abbiamo anche livellato. Si va a fare altre quest. Sì, si va a risolvere altre, scusate, sì, altre quest che abbiamo completato. Di storia o legate ai personaggi, e poi ovviamente possiamo andare a cambiare personaggio ancora per avere le relative quest. Quindi possiamo prendere il topo e avere le sue. Ma di più cattivi, 300 sono un po' tanti, rigenera il mana, insomma, sono un po' tantini questo. Potrei livellare il ranger, che era già messo piuttosto bene, colpire i nemici con la freccia caricata. È molto bello il ranger perché si muove puntando, quindi può essere molto molto interessante. E niente, e intanto ci stiamo muovendo. Adesso vedete se premo LT, apro la mappa. Ci stiamo muovendo sempre più verso l'obiettivo del castello, che è là in alto. Qua c'è un puzzle molto banale, insomma, si prende il topo e si diventa topi. Si entra qui. Vabbè, li tengo chiusi qui un po' alla D&D, quindi con questa cosa di farli avvicinare uno alla volta. Ok, e così li attacco e li uccido tutti. E il topo va qui e apre il forziere pieno di leccornie e materiali vari che si recuperano. Infatti, vedete che c'è il porcellino in alto a destra, che sono i soldi, quindi sarà spendibile per acquistare qualcosa andando avanti. Siamo al di là del lago, qua c'è un altro forzierozzo, ce lo prendiamo, ma abbiamo già cure al massimo, ma intanto prendiamo soldi, che quelli fanno sempre bene. Poi ci sono questi effetti di luce dell'arcobaleno sulla cascata, sono cose proprio disegnate a mano benissimo, quindi secondo me questo è un gran gioco, ma non sono io a scoprirlo, certo, perché lo conoscono già in tanti, quindi se avete il Game Pass sicuramente l'avete già giocato. Se invece qualcuno di voi non lo conosceva, mi faccia sapere, perché ne sarei ben contento se sono stato io a farglielo conoscere. Ragazzi, io chiudo con questo combattimento, dove sto per praticamente morire. Non dimenticate di lasciarmi qua sotto nei commenti il vostro parere sul gioco, se lo avete già provato, se lo proverete, se avete il Game Pass, insomma. Gli sviluppatori sono lo stessi di Guacamelee, o Guacamele, non so come si chiama,
sviluppatori gli stessi, ma quel gioco non l'ho mai giocato, quindi se vi capita fatemi sapere se l'avete giocato e com'è come gioco, se me lo consigliate. Io con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao.